Purtroppo sono stato malmenato, sono stato portato dall'ospedale per fare il buono cittadino, il buon cittadino. Non sono violento e quindi mi dispiace che qui è un degrado che comunque risale da un po' di anni. Da quando... Andrea è coraggioso, non solo ci mette la faccia, ma lo avete sentito, dopo le minacce è stato anche malmenato. Abita in uno degli appartamenti delle case Ater di via Rimini a Montesilvano, 11 palazzine per circa 150 alloggi. È uno dei tanti residenti che chiedono tranquillità e sicurezza in una zona in cui degrado ed episodi di microcriminalità sono all'ordine del giorno. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, accompagnato dal consigliere comunale di Montesilvano Giovanni Bucci, dopo un primo sopralluogo dei giorni scorsi, è tornato in strada con alcuni cittadini a denunciare quello che ha visto. Questa è una zona dove l'emergenza sicurezza alle stelle, occupanti abusivi, criminali, pregiudicati, persone che occupano la casa senza averne diritto. Abbiamo verificato questa mattina allacci abusivi alla corrente elettrica, siamo entrati in un palazzo dove il nostro amico Andrea è stato minacciato nuovamente questa mattina, mentre stavamo all'interno con le televisioni a fare questo ennesimo sopralluogo, allacci abusivi, come dicevamo, sporcizia dappertutto, una latrina è diventato. Questo è un quartiere completamente invivibile dove le famiglie di delinquenti criminali fino a tardanotte fanno feste, accendono i fuochi, e mettono la musica a alto volume, creando panico e paura nei cittadini. I cittadini vengono violentati, qui ci sono aggressioni, ci sono violenze, i cittadini hanno paura. Cosa bisogna fare? La mia proposta Presidente di Regione, perché queste sono case di Regione Abruzzo, al Sindaco di Montesilvano, attuare subito gli sfratti degli occupanti abusivi, cacciarli di casa e mettere i cittadini onesti che stanno marcendo in graduatoria. Due, subito una bonifica dei luoghi, perché questo è veramente invivibile, ripristinare le telecamere, il servizio di videosorveglianza. Quindi non funzionano quelle telecamere che abbiamo visto? Ci sono diverse telecamere rotte, molto probabilmente dei criminali, che non funzionano, e poi io chiedo, almeno per tamponare la situazione, un servizio di postazione fissa H24, postazione di polizia, come ce lo diedero a Fontanelle, perché altrimenti qui la situazione non si risolverà a breve.